Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto a Onyx Studio, il mio canale sul tubo rosso. In questo canale cercheremo di affrontare diverse tematiche importantissime, quali l'alchimia dei pigmenti e dei colori. Sono una pittrice, mi chiamano nel termine nuovo e moderno una visual artist. A me piace molto di più essere definita una pittrice che gioca e mescola con pigmenti e colori vari. Quello che faremo insieme sarà andare a scoprire di volta in volta non tanto materiali diversi, perché in molte culture questi materiali sono usati da millenni. Vi faccio un esempio: ho appena comprato questo, lo recensiremo insieme, ed è l'inchiostro stick con la sua pietra per sciogliere appunto l'inchiostro. Quello che faremo, che vi voglio presentare, è il mio metodo di pittura, poiché lavoro tantissimo con la parte inconscia, quindi arte e inconscio sono le materie basi con le quali ho iniziato più di 20 anni fa questa ricerca. Infatti è una ricerca più da archeologa, sono riuscita a fare anche l'archeologa nelle mie vite passate, e posso dire che effettivamente dissotterrare i dinosauri e mostri del proprio mondo interiore è qualcosa di estremamente potente. Tutto questo lo vedrete nelle mie opere. Di volta in volta cercherò di rappresentare, di filmare, di farvi vedere i vari processi. Questo in realtà aiuta tantissimo anche me per vedere quello che accade, perché non c'è nulla di veramente premeditato, lascio parlare i colori, le forme, i pigmenti, e spesso li mischio l'olio con l'acqua, e quindi aspetto che siano loro a darmi una risposta. Non c'è niente di esoterico e trascendentale, è chiaro che io attingo le mie letture, i miei riferimenti siano abbastanza introspettivi, psicanalitici. Ho sicuramente un bagaglio di esperienze e di conoscenze dal quale attingo per esternare la parte chiaramente inconscia di ognuno di noi. E questo lavoro lo faccio anche con le persone che vengono qui a fare degli esperimenti su se stesse. Però di fatto quello che poi mi risulta molto più immediato e da condividere con voi è il risultato finale di un'opera d'arte. Dopo 20 anni di esperienza nel campo, così, deciso di provare la via della telecamera, togliendo anche un po' l'imbarazzo che ho sempre un po' vissuto nei confronti di questo strumento. Quindi abbiate un po' pazienza se ogni tanto sembrerò un po' rigida, un po' fuori posto. In realtà è soltanto un modo per prendere un po' di dimestichezza con tutto questo. Quindi io vi saluto, vi chiedo di commentare se ci sono delle domande particolari da fare e di iscrivermi ai miei canali. Su Instagram pubblico molto spesso nelle stories i vari pigmenti che uso, che vorrei usare, che sto per usare, così come pubblico molto più frequentemente video, foto dei lavori che faccio. E poi tutto il pacchetto lo pubblico su Facebook o appunto in formato video su YouTube. Grazie per la pazienza, spero di vedervi e spero di vedervi iscritti ai miei canali, che ormai con YouTube mi sento una juin. E a presto, ciao!